Ecco lo stivello mania, ragazzi, rieccoci di nuovo tutti quanti carichi in parte azzile nel canale, un altro bel video insieme, parlando anche di Juventus perché stanotte si è giocata Barcellona-Juve, ho visto una Juve discreta, devo dire, quindi dopo andremo ad analizzare anche le statistiche della partita, chi ha giocato bene, e, diciamo i punti salienti e i punti di svolta, magari in positivo per noi. Parto prima con i saluti e i ringraziamenti però a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community, lo stivello mania vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento speciale, come sempre, a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande entusiasmo. Prima di partire un po' con l'analisi della partita, volevo anche dare una news che appunto sta trapelando nelle ultime ore, sempre più insistente, al di là del possibile acquisto di Paredes, a cui penso manca veramente pochissimo, solo i dettagli per andare a chiudere, dopo appunto l'addio di Ramsey, si prepara un colpo, molto importante, che tra l'altro è stato fatto trapelare anche da Exor senza volere, c'è cioè diciamo un partecipante al CDA, un azionista di minoranza della Exor, ha fatto trapelare appunto che ci sarà un colpo prima della fine del mercato, un colpo da 90, cioè veramente un colpo per cui la Juve è disposta a buttare cash sul piatto e comprarlo. Quindi i nomi più gettonati per questo grande colpo, entro fine del calcio mercato sono Milinkovic-Savic e De Jong. Uno di questi due giocatori è sondato appunto dalla dirigenza, ed è voluto fortemente da Allegri perché farebbe fare quel salto di qualità a centrocampo decisivo e determinante. E vediamo cosa accadrà appunto da questo punto di vista, perché la Juve i soldi per prendere uno di questi due ce li ha e come. Tra l'altro, risparmiando gli ingaggi di Ramsey, eventualmente Arthur e Rabiot, tireresti fuori comunque più dell'ingaggio di uno di questi due. E chiaramente col budget che abbiamo a disposizione tra gli introiti che vi avevo detto della Champions League, dei gironi e del market pool, eccetera, più quello che rimane appunto del cartellone di De Ligt e tutti gli altri risparmi dei mancati rinnovi dei giocatori che sono andati via, abbiamo questa cifra appunto da investire. Starà appunto alla dirigenza, che Robinho e Rivera è molto bravi fino adesso, a trovare la formula perfetta per portarlo via. Visto che comunque, parlando di De Jong, non è riuscito a trovare l'accordo con lo United. Savic sta aspettando ancora, perché poteva andare tranquillamente allo United anche lui. Lo United era pronto a offrire 80 milioni. Lo Tito non ha ancora accettato. Quindi penso che la preferenza di Savic sia proprio venire alla Juventus per ritrovare il suo grande compagno di giochi, Vlahovic. Parlando della partita di stanotte, allora, una cosa, diciamo, la nota negativa potrebbe essere che abbiamo preso due gol da Polli. E questa è la prima indicazione un po' negativa, perché ci siamo fatti fregare due volte nella stessa fascia da Dembélé, che non è un fenomeno, e ha fatto lo stesso giochino fregando Cuadrado e Sandro. Ogni volta Sandro deve farsi aiutare da tutti. Da quella fascia lì è come avere un buco, è come non avere un giocatore. Ogni volta che arriva qualcuno là, fa quello che vuole. Nel primo gol, cioè lui, invece di andare in marcatura sull'esterno, è andato dentro il campo, Cuadrado si è schiacciato per aiutare lui, e vabbè, Cuadrado rientrando dentro non è un difensore espertissimo, e si è fatto fregare, così come Sandro due volte, prima sull'esterno, poi sull'interno e di nuovo sull'esterno. Cioè, cavolo, rimani fermo sulla tua posizione, dove vuoi che vada Dembélé da lì? Cioè, tu non gli devi dare la possibilità di andare sul suo sinistro, lasciagli il destro, punto. È inutile che rientri, esci di nuovo, cioè, dai troppi punti di riferimento al giocatore. Infatti lui ha fatto quello che ha voluto, eh. Nel primo gol Szczęsny poteva fare di più, va detto, perché gli è passato sotto le mani. Nel secondo non lo poteva prendere, tiro secco da biliardo proprio nell'angolino, quindi è veramente forte e tagliato, quindi su quello lì non c'aveva colpe lui. Quindi ripeto, la Juve ha fatto una partita molto abbottonata ed accorta con un 4-5-1 difensivo, quindi un 9-1 se vogliamo, però devo ammettere che oltre al fatto che abbia preso questi due gol da Polli, nei gol che abbiamo segnato abbiamo dimostrato di avere questo killer instinct nelle azioni di contropiede, perché nel primo gol con tre passaggi abbiamo fatto gol. Quindi è veramente tanto di cappello nel gol del pareggio, con l'apertura di Locatelli, la palla dentro tagliata al volo di prima di Cuadrado e quel gol di tap-in bellissimo di Ken che ha anticipato Ter Stegen, quindi senza paura del contatto. Devo ammettere che come finalizzatore Ken potrebbe essere veramente una svolta, e non dico che è meglio di Vlahovic, però in alcuni tipi di partite è quel giocatore che secondo me Allegri potrebbe buttarlo nella mischia, e secondo me Allegri si fida di Ken in questo momento. E non so, gli ha voluto dare qualche chance in più, oppure Ken si è dimostrato essere più forte dell'anno scorso, si è inserito meglio, non lo so, però ha un altro piglio. E quindi io sono fiducioso che abbiamo un centravanti in più quest'anno, non so chi altro arriverà, però se puntiamo su Ken e lo facciamo giocare dall'inizio e non da subentrante,
potrebbe regalarci qualche gioia, non lo dico già adesso. Poi ripeto, il secondo gol è stato un po' più estemporaneo perché Di Maria, furbo e lesto come una volpe, si è incuneato diciamo, a mezzo a due o tre giocatori, ha provato a dare una palla al bacio a Ken, per poco non gli è arrivata, è intervenuto il difensore del Barcellona e dopo è stato bravissimo Zaccaria a pionarla, darla a Locatelli che ha visto Ken che arrivava, gliela data e l'ha piazzata appunto sotto il braccio di Ter Stegen, è stato bravissimo anche lui in questo caso. E devo dire che la Juve è stata, come ripeto, micidiale nelle ripartenze, non ha avuto un gioco esoso, ben orchestrato, con schemi tattici, ha sfruttato semplicemente due ripartenze, va detto in questo modo, lo so che è un po' semplicistico, però ripeto, i segnali sono positivi, mi sento di dire che ci sono dei segnali positivi. Allora, se uno guarda le statistiche, ovviamente non c'è paragone, 20 tiri totali in Barcellona, 8 noi, 7 tiri nello specchio del Barcellona, 4 noi, e poi le percentuali su possesso palla sono impietose, 59-41, e la precisione dei passaggi 91 il Barcellona, 83 noi, e 83 è molto basso, addirittura inferiore a squadre di Serie A di mezzo bassa classifica, quindi lì bisogna migliorare. Anche il numero di passaggi totali, 502 il Barcellona, 360 noi. Insomma, diciamo che c'è stato un po' un'evidente inferiorità da parte nostra, è vero che il Barcellona comunque ha una squadra veramente forte quest'anno, è migliorata rispetto all'anno scorso e Xavi secondo me sta facendo un ottimo lavoro. Che altro dire? Possiamo dire che ci sono dei segnali positivi, posso dire veramente che Szczęsny al di là dell'errore ha fatto abbastanza bene, Perin ha fatto un grande salvataggio nel secondo tempo, molto bravo, ha rischiato anche qualcosa perché ha preso una botta nel petto e hanno dovuto soccorrere. Benissimo, devo dire, Danilo, Bremer e Bonucci, questo posso dirlo. Quadrado, perché comunque ha fatto anche un bel tiro nel secondo tempo con la parata di Ter Stegen o dell'altro portiere giovane, mi pare. E però è stato reo di commettere due errori insieme a Sandro nei gol di Dembélé, quindi non posso dargli una sufficienza piena. Bene Locatelli, bene Zaccaria, mi è piaciuto, Di Maria veramente bravo, è veramente un giocatore, un campione, lo si vede bene. E poi mi ha sorpreso, ecco, in positivo, Rovella ha fatto tutta la partita con molta personalità, ordinando il centrocampo per quel che poteva, perché comunque aveva di fronte un centrocampo molto forte e molto tecnico, e quindi secondo me il centrocampo è tutto promosso, l'ho visto muoversi molto bene, e Ken ovviamente penso il migliore in campo, devo ammetterlo, perché poi chi è entrato, adesso non riesco a dargli veramente il voto perché la partita non l'ho vista tutta, l'ho vista a spezzoni, però comunque chi ha giocato titolare dall'inizio, praticamente tutti bene, a parte Sandro, ragazzi, Sandro è una roba inguardabile, e sì, direi bene o male tutti gli altri sufficienti, perché la partita poteva tranquillamente finire 2-2 comunque, nel senso anche con gli errori di Sandro, però ovviamente se uno può evitare certi errori, soprattutto in partite fondamentali di Champions League, è vero che non ci sono i gol in trasferta, ma fare un 2-2 al Camp Nou non ti cambierebbe niente in questo momento. In ogni caso bisogna stare attenti a questi svarioni, perché in Champions League li paghi. In campionato sei ancora la più forte, diciamo, sulla carta, te la cavicchi, però attenzione veramente a questi errori. Però al di là di tutto, riassumendo, bene Allegri, ha fatto una bella partita comunque con un 4-5-1 bello chiuso, però vogliamo vedere di più, ci aspettiamo di più. Questo non può andare bene, con Real Madrid secondo me già rischiamo di perderla anche abbastanza male. Quindi io spero veramente che alziamo l'asticella, tutto qui. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio fortissimo, ciao!